Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, buongiorno. Allora, oggi abbiamo qui un ospite non speciale, di più. Ecco, ci avete presente Michelle Obama? Sì. Una sega a confronto. Siamo qui con la mia ragazza, ovviamente la conoscete già. Lei è Aurora per i nuovi. Ciao. Finalmente, ragazzi, dopo un po' di tempo che Aurora sta spingendo con lo street lifting, perché questo è un video di lei un anno fa. Da settembre circa dell'anno scorso abbiamo iniziato a spingere sullo street lifting. Ormai da 3 mesi è seguita dal mio team, cioè da Ares Coaching. Prima la seguivo solo io, però i ragazzi del team sono più bravi di me. Direi quindi... proprio di sì. Quindi bene così. Abbiamo deciso, cioè ha deciso in realtà, di fare la sua prima gara di street lifting. Il 23-24 settembre. A Monza, quindi ci vediamo lì, che io l'accompagnerò, pensa tu. Niente, oggi ci facciamo un allenamento insieme e vi faccio vedere un pochino come si allena anche lei. E così magari qualcuno di voi che è la prima gara può prendere un pochino spunto. Diamo qualche chicchetta sugli allenamenti. La ragazza ha potenziale, eh? Iniziamo? Iniziamo. Oggi vai. Ci facciamo tutti e due schiena. Io masso rap e trazioni, lei solo trazioni. Sì, solo trazioni. Esatto. Vamos. Riscaldamento. Aia. Cioè, che spallette, va. Magnesite su Prozis, codice sconto LucaYT. La magnesite liquida, ragazzi, è top. Così anche nelle palestre rompipalle non vi possono rompere le scatole, perché con questa sporcate praticamente zero. Infatti io ho questa in home gym perché non ho voglia di pulirla. Ragazzi, comunque non l'abbiamo detto, ma Aurora è ormai a 1 mese dalla gara, sì. Un mese manca. Un mese esatto. Quindi ovviamente il volume inizia a essere un po' più basso, lei sta lavorando su rep range bassini, tipo 2, 3, 4 rep massimo. Sì. Cioè non massimo, c'è pure qualche rep range più alto. Infatti il suo primo esercizio di oggi sarà? Saranno delle serie di doppie in chin up. Io oggi, ragazzi, ho delle triple in muscle up, 6 kg e mezzo. Un attimo la schiena, cioè fa vedere veramente che possenza. Indurisci un pochino. Come devo indurire? Facciamo vedere che sono 15 kg veramente. Sono 15. Brava. Grazie. Fai le trazioni decisamente meglio di me. Lo so. Io adesso ho un po' di trazioni modello muscle up, nulla di super divertente, ve ne faccio vedere 2 o 3. What you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this, don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips, don't talk about it. Adesso, ragazzi, ci facciamo entrambi trazioni. Aurora inizia con dei chin up da rialzo. Quindi parte a 120 gradi e si fa qualche bella rep. La volta scorsa avevo fatto 17 e mezzo, oggi 20. Porco due. Quindi 3 rep più 20 kg per migliorare la chiusura, ovviamente. Sì. Visto che lavora su quella porzione di movimento. Easy, bella, bravissima. Perfetto. 2. Mettiamo 17 e mezzo? No, ce l'ho soltanto un'altra. Va bene, come vuoi tu. Decidi tu, non io. Dai, un'altra ce la faccio a farla. Ce n'ho solo 2 tanto, non ce n'ho 3, quindi dovrei riuscirci. Sì, dai, su, prova. Bella, brava. Mento sopra, mento sopra. Mento sopra, mento sopra, mento sopra. Mento sopra. Brava. Ragazzi, adesso, a parte l'intra-workout, il solito, vi targo più creatina al limone, codice sconto LucaYT su Prozis, sono buonissimi insieme, fidatevi.
codice scontro WebSeventy. Io faccio un altro lavoro in trazione, faccio 3 colpi alla fronte in trazione prona, cercando velocità praticamente, e poi dopo un minuto di recupero faccio un lavoro per la chiusura, quindi dei chin up con la loop in deload. La loop messa in questo modo, vi metto il video sopra, serve a facilitare la partenza e quindi a lavorare un po' meglio la chiusura. Adesso che ho ricaricato le energie, partiamo. Comunque la velocità in trazione mi è migliorata un sacco. Adesso 45 kg. Devo sbrigare. Finito il recupero. Ragazzi, per questo esercizio si mette così la loop, quindi dietro la schiena e poi la prendete con le mani in questo modo. Adesso andate a prendere la sbarra. L'ho un po' forzata, però va bene. Sembri quasi grosso da questa inquadratura, lo sai? Dillo a sorda! Ovviamente, ragazzi, anche Aurora fa i complementari, perché anche le ragazze devono diventare enormi. Per essere forti servono i... complementari. Ma no, i muscoli, dicevo. Comunque facciamo un pochino di lat machine, nonostante purtroppo questa lat machine non sia proprio il top, ma tanto settimana prossima la cambio. Arriva quella di King's Gym. Lat machine gran bel complementare per la trazione. Qui Aurora tiene la larghezza della presa simile a quella della trazione e rilascia le scapole nella fine del movimento, quindi allunga il dorsale, anche perché in trazione quella parte del movimento la fate. Tira, 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 non ti chiude, non ti chiude, non ti chiude, brava. Oh Gesù. Tira, tira, tira con questi gomiti, bravissima. Guarda che bello, va. Vai, 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 tira, tira, non ti serve una mano. Non ti serve una mano. Non ti serve. Quante c'è? Basta. Ah, e te stai a lamentare. Io faccio un altro complementare ottimo, cioè il rematore al cavo basso. L'unico problema di questo esercizio, ragazzi, è che solitamente nelle palestre normali non potete caricare più di tanto. Io qui ho messo 80 kg, che sono molto di più di 80 kg di un cavo classico che trovate in palestra. E quindi diciamo che è un esercizio che è un po' difficile fare nelle palestre classiche. Mamma mia, però come sento la schiena. Bello. Io mi sono rotto le scatole ad alternarmi con te ogni volta, scarica, carica, scarica, carica. Sì, tu devi comprare un'altra lat machine, così in due ci possiamo allenare bene. Ah, quindi io pago e tu ti alleni? Certo. Oh, mi sembra un bel affare. Sono diventato un po' cicciotto, però mi sono anche ingrossato. Si continua con i complementari, tocca alle spalline. Lento avanti ed alzate laterali. Esatto. Io ora faccio quello che ha fatto lei prima, quindi lat machine. Mazza che belli quei manubri. King's Gym. Puoi alzare, Pesano, sono tanti, Prossima volta 15 e mezzo. Sì, così mi spacco la cuffia dei rotatori. Ma finiscila! Questa ragazza qui è una caga sotto. Solo in trazione lei si sente in forza di spingere. Vabbè. Il resto no. Sì, ho un po' paura. Sei più forte di quel che credi. Ora spider curl su panca. Sono molto contento, ragazzi, perché in questa massa, questi 5 mesi di massa, ho fatto 5 mesi io di massa, bicipiti e tricipiti mi sono migliorati un sacco. Ultimo esercizio per Aurora. 3 serie a cedimento. Un'altra ce l'hai. Un'altra.
Prima un'altra. Altre due pure. Basta. Io un'altra l'avrei fatta, eh. Ce n'ho altre due di serie. Allenamento finito, andiamo a mangiare. Ragazzi, allenamento finito. Aurora è abbastanza pronta, direi. Sì, dai. Siamo... La prima gara, non sarò super, mega, iper competitiva, però. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciatemi mi piace. Se volete qualche altro video con Aurora, ditemelo. Io sicuramente vi porterò il video della gara. Anzi, ci vediamo a Monza il... 23-24 settembre. Bene, io non mi ricordavo. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Dai.